Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù. Oggi è il giovedì 13 di maggio del 2021. Io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Noi siamo qui per leggere la parola del Signore, per lasciare Dio parlare alla nostra vita. Stiamo facendo un percorso, un cammino di lettura di tutta la Bibbia. Siamo nel libro di Deuteronomio e durante questa giornata noi leggeremo il capitolo 26 e 27 del libro di Deuteronomio. Dice così la parola del Signore, parola di Dio, Deuteronomio capitolo 26. Quando sarai entrato nel paese che il Signore tuo Dio ti dà come eredità e lo possederai e lo abiterai, prenderai delle primizie di tutti i frutti del suolo da te raccolti nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. E li metterai in un paniere e andrai al luogo che il Signore tuo Dio avrà scelto come dimora del suo nome. Ti presenterai al sacerdote in carica in quei giorni e gli dirai: io dichiaro oggi al Signore tuo Dio che sono entrato nel paese che il Signore giurò ai nostri padri di darci. Il sacerdote prenderà il paniere dalle tue mani e lo deporrà davanti all'altare del Signore tuo Dio. Tu pronunzierai queste parole davanti al Signore che è il tuo Dio. Mio padre era un arameo errante, sceso in Egitto, vestete come straniero con poca gente e vi diventò una nazione grande, potente e numerosa. Gli egiziani ci maltrattarono e ci oppressero e ci imposero una dura schiavitù. Allora gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore udì la nostra voce, vide la nostra oppressione, il nostro travaglio e la nostra afflizione. E il Signore ci fece uscire dall'Egitto con potente mano e con il suo braccio steso, con grandi e tremendi miracoli e prodigi. Ci ha condotti in questo luogo e ci ha dato questo paese, paese dove scorrono il latte e il miele. E ora io porto le primizie dei frutti della terra che tu, o Signore, mi hai data. Le deporrai davanti al Signore Dio tuo e adorerai il Signore, il tuo Dio. Ti rallegrerai con il Levita e con lo straniero che sarà in mezzo a te di tutto il bene che il Signore, tuo Dio, avrà dato a te e alla tua casa. Quando avrai finito di prelevare tutte le decime delle tue entrate il terzo anno, l'anno delle decime, e le avrai date al Levita, allo straniero, all'orfano e alla vedova, perché ne mangino entro le tue città e siano saziati. Dirai davanti al Signore tuo Dio: io ho tolto dalla mia casa ciò che era consacrato e l'ho dato al Levita, allo straniero, all'orfano e alla vedova, interamente secondo gli ordini che mi hai dati. Non ho trasgredito né dimenticato nessuno dei tuoi comandamenti. È meraviglioso questo insegnamento. E continua ancora dicendo: non ho mangiato cose consacrate durante il mio lutto, non ne ho tolto nulla quando ero impuro e non ne ho dato per un morto. Ho ubbidito alla voce del Signore mio Dio, ho fatto interamente come tu mi hai comandato. Volgi a noi lo sguardo dalla tua santa dimora, dal cielo, e benedici il tuo popolo, Israele, e la terra che ci hai data, come giurasti ai nostri padri, terra dove scorre il latte e il miele. Oggi il Signore, il tuo Dio, ti comanda di mettere in pratica queste leggi e queste prescrizioni. Osservali dunque, mettili in pratica con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua. Tu hai fatto dichiarare oggi al Signore che Egli sarà il tuo Dio, purché tu cammini nelle sue vie e osservi le sue leggi, e i suoi comandamenti, le sue prescrizioni, e tu ubbidisca alla sua voce. Il Signore ti ha fatto oggi dichiarare che sarai un popolo che gli appartiene, come Egli ti ha detto, e che osserverai tutti i suoi comandamenti, affinché
egli ti metta al di sopra di tutte le nazioni che ha fatte, quanto a gloria, rinomanza e splendore, e tu sia un popolo consacrato al Signore tuo Dio, come egli ti ha detto. Parola del Signore. Ora noi leggeremo capitolo 27 di Deuteronomio. Mosè e gli anziani di Israele diedero quest'ordine al popolo: osservate tutti i comandamenti che oggi vi do. Quando avrete attraversato il Giordano per entrare nel paese che il Signore tuo Dio vi dà, innalzerai delle grandi pietre e li imbiancherai con la calce. Poi vi scriverai sopra tutte le parole di questa legge quando avrai attraversato il Giordano per entrare nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. Paese dove scorre il latte e il miele, come il Signore, il Dio dei tuoi padri, ti ha detto. Quando dunque avrete attraversato il Giordano, innalzerete sul monte Ebal queste pietre come oggi vi comando e li imbiancherete con la calce. Là costruirai pure un altare al Signore tuo Dio, un altare di pietre sulle quali non passerai ferro. Costruirai l'altare del Signore tuo Dio di pietre grezze e su di esso offrirai olocausti al Signore tuo Dio. Offrirai sacrifici di riconoscenza e la mangerai e ti rallegrerai davanti al Signore tuo Dio. Scriverai su queste pietre tutte le parole di questa legge in modo che siano molto chiare. Mosè e i sacerdoti levitici parlarono a tutto Israele dicendo: fa silenzio e ascolta Israele. Oggi sei diventato il popolo del Signore tuo Dio. Ubbidirai quindi alla voce del Signore tuo Dio e metterai in pratica i suoi comandamenti, le sue leggi che oggi ti do. In quello stesso giorno Mosè diede pure quest'ordine al popolo: quando avrete attraversato il Giordano, ecco quelle che ti staranno sul monte Gerizim per benedire il popolo: Simeone, Levi, Giuda, Issacar, Giuseppe e Beniamino. Ed ecco quelle che ti staranno sul monte Ebal per pronunziare la maledizione: Ruben, Gad, Asher, Zabulon, Dan e Neftali. I Leviti parleranno e diranno ad alta voce tutti gli uomini di Israele: maledetto l'uomo che fa un'immagine scolpita o di metallo fuso, cosa abominevole per il Signore, opera di un artigiano, e la pone in un luogo occulto. E tutto il popolo risponderà e dirà: Amen. Maledetto chi disprezza suo padre o sua madre, e tutto il popolo dirà: Amen. Maledetto chi si sposta le pietre di confine del suo prossimo, e tutto il popolo dirà: Amen. Maledetto chi si fa smarrire il cieco, il suo cammino, e tutto il popolo dirà: Amen. Maledetto chi calpesta il diritto dello straniero, dell'orfano e della vedova, e tutto il popolo dirà: Amen. Maledetto chi si corica con la moglie di suo padre perché ha sollevato il lembo della coperta di suo padre, e tutto il popolo dirà: Amen. Maledetto chi si accoppia con qualsiasi bestia, e tutto il popolo dirà: Amen. Maledetto chi si corica con la propria sorella, figlia di suo padre o figlia di sua madre, e tutto il popolo dirà: Amen. Maledetto chi si corica con sua suocera, e tutto il popolo dirà: Amen. Maledetto chi uccide il suo prossimo di nascosto, e tutto il popolo dirà: Amen. Maledetto chi prende un regalo per condannare a morte un innocente, e tutto il popolo dirà: Amen. Maledetto chi non si attiene alle parole di questa legge per metterle in pratica, e tutto il popolo dirà: Amen. Parola del Signore. Un brano molto forte, un brano dove noi abbiamo due monti, ma benedizione e maledizione. Tu cosa sceglierai per la tua vita? Leggiamo sempre la Bibbia insieme, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, a mezzogiorno sul canale di Nicodemo Fabiano. Dio ti benedica, continua a leggere, a meditare, ascoltare e a praticare la parola del Signore.